tutti ragazzi, eccoci qui oggi in un nuovo video di Il Badu. Oggi ragazzi siamo qua perché sabato ad Enigma abbiamo avuto un'opportunità gigantesca, cioè quella di intervistare Pecco Bagnaia, il campione del mondo Moto2 del 2018 e che tuttora corre in MotoGP. E per questa opportunità dobbiamo ringraziare principalmente Galfer. Detto questo, andiamo con una piccola un piccolo riassunto della carriera di Pecco Bagnaia. Pecco Bagnaia inizia a correre in Moto3, dove trova le sue prime vittorie iridate nel suo ultimo anno di Moto3, anche perché la sua carriera parte molto presto. Già a 16 anni lui corre in moto mondiale. Detto questo, in Moto3 rimane 4 stagioni, trovando due vittorie, ottenendo appunto il pass per la Moto2, dove correrà con lo Skywar 46 Racing Team. Il primo anno è un anno di ambientamento sicuramente, ma già fa vedere le sue grandissime qualità, perché trova un quinto posto finale con moltissimi podi e infatti già da filo da torcere a chi in quella categoria c'è da molti più anni. L'anno dopo parte con i favori del pronostico e Pecco non sbaglia, infatti vince il mondiale Moto2 con una gara d'anticipo in Malesia, ottenendo moltissime vittorie in quella stagione e guadagnandosi addirittura prima in realtà dell'inizio della stagione il posto in MotoGP, più precisamente con la Ducati Pramac insieme al suo compagno di squadra Jack Miller, in cui in questo primo anno di MotoGP in realtà è stato molto sfortunato perché sono arrivati moltissimi ritiri. L'anno scorso sicuramente cercherà molta più continuità, o almeno credo, e lo scopriremo nell'intervista. Detto questo, comunque MotoGP quest'anno trova anche un piazzamento d'onore, perché parte al Gran Premio d'Australia, parte quindicesimo, ma riesce ad arrivare quarto davanti a campioni del mondo e piloti molto più blasonati come Jorge Lorenzo, Valentino Rossi. Veramente in pochissimi gli rimangono dietro in quella gara. Una rimonta che ha dell'incredibile, fa capire il grande talento che questo pilota possiede. Detto questo, andiamo con l'intervista a Pecco Bagnaia e poi ci sarà anche qualche immagine, qualche sketch dell'evento che appunto Galfer organizza. Ciao ragazzi, siamo qui oggi, un nuovo video del Badu. Oggi ragazzi siamo qui con Pecco Bagnaia, il campione 2018 della Moto2, e ora andremo a porgli qualche domanda. La prima domanda è: quando è che ti è nata la passione per i motori in generale? Allora, ero bambino, i miei genitori, mio papà, mio zio, andavano sempre a girare in pista, un po' in giro per l'Europa, e seguendoli mi ero passato. Ok, grazie mille. La seconda domanda è: com'è stato il passaggio allo Sky Racing Team e come ti sei trovato appunto con nuovi tecnici? E... Allora, il primo anno che sono andato in Sky nel 2014 è stata un'esperienza un po' non troppo facile, abbiamo faticato, mentre nel 2018-17 quando sono ritornato in Sky sono in meglio, passaggio in meglio e siamo stati molto bene tutti. Hai vinto il mondiale Moto2 ed è stato un mondiale molto importante sia per l'Italia, perché vabbè, è arrivato l'anno prima con Morbidelli, ma prima mancava molto tempo, e poi soprattutto anche perché è stato il primo mondiale vinto appunto allo Sky Racing Team. Come ti sei sentito e quando è stato il momento in cui hai capito che quel mondiale l'avresti vinto? Secondo me la vittoria della Thailandia, perché prima avevamo fatto primo e secondo noi del Team Sky, quindi doppietta, e era stata una vittoria abbastanza schiacciante, perché io non pensavo che sarei andato così forte, invece in gara sono riuscito anche ad andarmene via, e da lì più o meno ho capito che eravamo vicini. Grazie mille. E poi come ti sei trovato quest'anno in MotoGP, essendo appunto la masterclass, il momento più importante, quello che tutti i piloti sognano? Allora, MotoGP è una categoria a sé, molto diversa da tutto quello che ho fatto fino ad oggi, è difficilissimo, la Ducati non è una moto molto semplice, però piano piano la sto capendo, la sto apprezzando e sono sicuro che arriveremo ad essere molto competitivi anche così. Ultima domanda: quali sono gli obiettivi per l'anno prossimo? Allora, l'anno prossimo mi aspetto di riuscire a stare più costantemente nella top 10, comunque stare davanti e cercare di lottare per il podio se si riuscirà per più volte possibile. Grazie, ringraziamo Pecco per questa intervista, ci vediamo alla prossima, grazie ancora ragazzi.